Buongiorno ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Anzi, io vi voglio fare i complimenti per essere rimasti iscritti al canale perché, come sapete, io per un po' avevo abbandonato questa cosa. Tutto questo perché ho trovato dei commenti poco carini sotto alcuni video che quindi mi hanno fatta un pochettino riflettere, quindi ho deciso che per far calmare le acque che non avrei fatto nessun video per un po'. Io in questo momento mi trovo a Isola, oggi è la vigilia di Natale e ho deciso di passare, diciamo, questo Natale insieme al mio ragazzo a Isola del Gran Sasso d'Italia. Un bel posto, io vi consiglio di andarci perché è meraviglioso, diciamo, anche quando fa freddo, anche quando c'è la neve è stupendo. Il mio ragazzo in questo momento non c'è perché è al lavoro, io sono rimasta a casa a farmi appunto questa vigilia qua, che poi in realtà per Capodanno è in programma che staremo a Chieti. Ovviamente, anche se ho deciso di riprendere a fare video, per ora non mi va di esporre altre persone sul canale, quindi il mio ragazzo, anche se staremo insieme, non lo farò vedere nel video. Lui ha accettato la cosa, è d'accordo con me, perché comunque le offese che mi sono state fatte sono troppe, quindi per adesso preferisco incominciare piano piano, come se in realtà avessi aperto oggi il canale, quindi diciamo che non mi va di esporre altre persone. Certo, per adesso chi ho esposto? Ho esposto in realtà solo il mio ragazzo, perché i miei genitori, come sapete, loro non vogliono proprio apparire sul canale, quindi mi riferisco soprattutto a lui. Questo è tutto il panorama che si vede. Abbiamo pranzato e mi sono praticamente messa a letto perché, come si dice, ma è una gioia, ma è da qualche ora che sto avendo i brividi freddo, come se mi dovesse venire la febbre. Spero che non mi venga, pure perché, oddio, ammalarsi la vigilia di Natale non è proprio il massimo perché vuoi stare bene. E poi stasera vorrei andare pure a sentire la messa di mezzanotte, quindi spero di rimettermi presto. Praticamente allora, sto andando insieme al mio ragazzo, che però, come vi avevo già detto, non lo farò vedere per il momento sul canale, quindi lui c'è ma non si vede. Stiamo andando praticamente in chiesa alla messa di mezzanotte, anzi ne approfitto sinceramente per ringraziare alcune persone che lui conosce, delle signore veramente molto carine, che mi hanno regalato un braccialetto. Oddio, non riesco a farvelo vedere perché sto tutta così, però veramente molto molto bello. Anzi, penso che quando tornerò a casa ve lo farò vedere, perché mi levo il cappotto, la sciarpa e tutto, perché veramente è molto molto carino. Che in realtà questo braccialetto l'hanno dato a lui perché lui è uscito senza di me, come sapete, e lui me l'ha riportato. Io sono rimasta veramente senza parole, perché cioè delle signore che ho appena conosciuto mi hanno regalato di Natale, veramente mi sono emozionata, cioè non me l'aspettavo veramente, ma penso che gli isolani siano tutti così, perché anche il mio ragazzo, appena l'avevo conosciuto da semplice amico, per dire, ma eravamo amici da un mese, già mi aveva fatto il primo regalo, quindi penso che sia un pregio di tutti gli isolani. Ragazzi, riprendo la telecamera solo ora, parlo a bassa voce perché praticamente sono quasi le 2, perché la messa di mezzanotte, quando pare, dura molto di più rispetto a una messa normale. Ovviamente nel frattempo sto meglio perché mi ero dimenticata di dirvi come stavo, perché comunque, visto che vi avevo lasciato, che appunto stavo
poco bene, avevo dormito, dopodiché vi avevo ripreso che stavo fuori, ma vi avevo detto come stavo. Stavo meglio perché a volte questo me lo fa pure un po' di debolezza, e questo è il bracciale che mi hanno regalato, veramente molto stupendo. E quindi ci rivediamo domani mattina. Ragazzi, praticamente voi non ci crederete, ma riprendo il cellulare, o perlomeno riprendo a registrare direttamente dal giorno 25. Dopo pranzo, perché proprio non ho avuto tempo. Ieri sera, come sapete, sono stata alla messa di mezzanotte. È stato un po', non so come definire, strano, perché praticamente io avevo l'incarico di fare le foto, quindi ho fatto anche delle foto. Comunque mi ero messa in prima fila. Io non so, ragazzi, cosa mi ha trattenuto a non mettermi a urlare, perché io praticamente da sempre una fobia, diciamo così, per gli insetti. In particolare, non so se avete presente quei mostriciattoli verdi di questo periodo che puzzano pure un po'. Me lo sono ritrovato nei capelli, proprio nei capelli me lo sono ritrovato. E quindi io praticamente, cioè durante la messa, a un certo punto smetto di fare le foto, ho fatto tipo una faccia strana. Però non ho urlato, devo dire che sono stata abbastanza brava. Quindi, come si dice, ragazzi, come sapete, capita tutto a me. Adesso mi sto dirigendo insieme al mio ragazzo, che ovviamente non vedrete in questo video, però lui c'è. Stiamo andando, diciamo, un po' a farci un giro, a vedere cosa si fa per Isola. Come potete vedere, adesso sto al santuario, perché adesso il mio ragazzo andremo a vedere il presepe. Ragazzi, siamo usciti adesso, come avete potuto vedere il presepe era stupendo, io in vita mia non ho mai visto niente di simile, e questo ragazzi era lo speciale Natale ad Isola del Gran Sasso d'Italia.